Ciao. Tra i 10 migliori cibi al mondo. Oggi mangiamo. Quest'anno non è una buona annata, perché ce ne sono veramente pochi. Noi ce l'abbiamo. Cazzo! Forse questi sono più belli, ma sì, sarebbe stato meglio prendere dei tagliarini in una gastronomia, ma ci siamo svegliati tardi, ovviamente. No, più che altro non abbiamo voglia di far mille giri, cioè. No, Madonna. Niente, stavo per rompere una bottiglia. Vino. Più questo, 6,34 nel Biolo d'Alba Teo Costa. Sì, perfetto. Dai Matteino, dai una mano. Tra l'altro l'upgrade della fascia gialla in alto non l'avevamo ancora fatto vedere. Vieni, terza, vai. Ciao. Siamo su Goldi, beh, come potete vedere si vede che non siamo a casa. Siamo nelle Langhe, nelle nostre Langhe, anzi più mie che tue. Vi abbiamo fatto vedere che bella strada che c'è qua. Adesso vi facciamo vedere che strada bel molto panorama, panoramica. Che bel panorama che abbiamo scelto per oggi. Abbiamo fatto questa scelta oggi perché oggi mangiamo il tartufo bianco d'Alba. Un amico di Matteino al papà che va, Fabio, che saluto e ringrazio, sì. E anche suo papà Bruno, che anche loro sono camperisti. Sì, il papà di Fabio ha i cani e va per tartufi, quindi ne ha trovati un po' piccolini, ce li ha gentilmente dati. C'è da dire che, scusa se ti interrompo, che quest'anno non è una buona annata per il tartufo, quindi siamo stati veramente fortunati. Se ne trova. Però mentre parlo mi alzi, sì, le cose. Sì, ma fai una ripresa schifosa, scusa, sembriamo dei nani, dei nani. C'è da dire che non è un'ottima annata per il tartufo, perché ce ne sono veramente pochi. Tra i 10 migliori cibi al mondo il tartufo d'Alba, lo sapevi? No. Ok, noi ce l'abbiamo, oggi è qui Io con noi e ce lo mangiamo. Tu hai la cartigena sulla testa e noi abbiamo il tartufo, adesso ce lo mangiamo e vi facciamo vedere come ce lo mangiamo. Se lo avete già mangiato,
lasciateci dei commenti, diteci la vostra impressione. Se non l'avete mai mangiato, ci dispiace per voi, provatelo, mangiatelo, perché almeno una volta nella vita bisogna provarlo, soprattutto quello d'alba. Vabbè, che dire. E poi condiremo tutto con un bel bicchiere di vino anche di queste parti, ovviamente. Esatto. Vabbè, dai, cuciniamo. Anzi, prima facciamo vedere la vista del campo. Dai, la vista oggi c'è, grazie a questa giornata. Saranno 2 settimane che piove, nuvolo. Oggi ci ha regalato questa giornata fantastica. C'è tutta la catena delle Alpi, quello è il Monviso. Sì. Ha nevicato in montagna. Acqua sul fuoco per i tagliarini. È un po' che non lo accendiamo. Vabbè. Allora, innanzitutto facciamo una ricetta molto facile e semplice, perché a noi piace il tartufo e piace gustarcelo così, semplice, senza troppi sì, anche perché non siamo artifizi degli chef, quindi vabbè, la facciamo facile. Allora, strumenti del mestiere del tartufaio. No, del tartufaio. Il tartufaio è quello che ricerca i tartufi. Strumenti del mestiere per cucinare il tartufo. Allora, innanzitutto ci va una bella spazzolina, possibilmente di non di plastica, ma di naturale come questa, ok? Per pulire il tartufo, perché il tartufo ovviamente sta nella terra e deve essere pulito bene dalla terra che gli è attaccata attorno, e si fa con questa spazzolina. Con questo strumento qui, che questo è, ragazzi, è veramente un aggeggio. Questo è vintage, come d'antan, sì, come d'antan si dice. Prende il tartufo e si fa scagliette così, ok? Quindi questo indispensabile. Intanto il tartufo qua dentro si tiene nel vetro così, perché almeno non perde l'aroma. Sì, scusami. Tra l'altro il buon Fabio ci ha anche messo all'interno 2 uova. Che cosa fanno? Prendono il gusto. Boom, esplosione. Non avete idea di che cosa è venuto fuori aprendo sto barattolo. È un odore veramente molto forte, molto particolare. Top. Peccato che non possiamo farvelo sentire. Quindi, dicevo, Fabio e suo papà ci hanno messo anche nel barattolo 2 uova. Perché? Perché le uova prendono il sapore del tartufo. Quindi, dopo i tagliarini, ci faremo anche 2 uova al padellino, semplici, così all'occhio di bue, con un'altra bella grattata. Non abbiamo neanche detto cosa facciamo, già spieghi. Ah, scusami, quindi passo indietro. Come mangiamo il tartufo? Molto semplicemente, abbiamo comprato dei tagliarin, che sono la pasta fresca tipica di queste parti. Sono praticamente delle tagliatelle molto piccole all'uovo. L'ideale sarebbe farli fatti in casa, ma vabbè, ovviamente non siamo in grado, non avevamo voglia e conditi con burro e scioglieremo insieme una scaglietta o 2 di tartufo per farlo prendere anche quello il gusto, con una polverata di parmigiano grana padano sopra. Abbiamo anche gli strumenti del mestiere per tagliarlo. Tutto, siamo organizzatissimi. Il tutto lo innaffieremo con questo nebbiolo d'alba di Teo Costa. Siamo sicuri che sarà veramente un bel abbinamento. Che io andrei già ad aprire per fare un aperitivo mentre... Allora, adesso vi facciamo vedere i nostri amici. Eccoli qua. Beh, dai, tiriamoli fuori. È qualche giorno che sono qui. Ok, adesso li dobbiamo pulire bene. Beh, direi che per 2 ce n'è. Sono circa 40 grammi. Una bella pepitina. Mm-mm. Guarda la dimensione. Sì, è grosso quello. Aspetta, mi pulisco qua. Vedete che qua ci sono tipo dei punti un po' più marroni. Si cerca un po' di togliere la terra. Sì, ma secondo me... Sono già puliti, sì, però... Sono già puliti bene, sì. Sì, non so,
Va bene, dai. Dai, così comunque. Dai, va bene, guarda, alla grande, va benissimo. Vedete come dopo anni e anni va ancora bene questa cosa? Io butto la pasta intanto. Butta la pasta. Vado. Qui il burro col tartufo. Chi siamo? Cin cin. Non è cotta, assaggiamo. Ma quanto è passato? 2 minuti? Sì, assaggia, assaggiamo. Ma va bene. Il tagliarin, il tagliarin. Ma noi ci siamo. Allora, aggiunta ancora di burro. Ma sì, ma sì, è burro, dai. Non lo mangiamo mai. E ora un momento, come si dice, catartico. Vado? Ma quello grosso l'hai fatto andare? No, è lì quello grosso. Madonna, che sgrattugiata. Ma dagli ancora una grattatina, guarda qua. Non andrebbe da questo. Buono, buono. Alla faccia di chi dice che i campristi mangiano solo scatolette. Cin cin. Guarda che bello. Quello lì è bello. Guarda che bello. Grande Bruno. Scarpetta assassina nel padellino del burro. E guardate quanti ce ne sono rimasti ancora. Allora, se qualcuno vuole venire a fare un assaggio, lo facciamo la sera, una sera di questa settimana. Sì, comunque ci sta anche un ovettino che io ora vado a farmi. Procedo. Bravo. Con l'ovetto. Bravo, vai. Tu vai no. Pure. No, io no. Un ovetto mangio... sbattuto? Sai cosa mi mangi? Un pezzo di parmesan. Olè. Quanto sei felice? Beh, una volta ogni tanto, dai. Ci sta. Dai, facci vedere la tua espressione mentre metti in bocca un pezzo di questo uovo. Ma tu. Sull'uovo ancora più potente. Oh, devi assaggiarlo. No. No, ma sull'uovo è un altro mondo. Soddisfatti di questo pranzetto? Hai la faccia completamente
bruciata dal sole, vitamina volevo dire. D, va bene. In questo momento ce n'è scarsità qui. Momento cultura. Ho messo anche l'occhiale. Tra l'altro, ho letto che il tartufo bianco d'Alba è tra i 10 cibi più costosi al mondo. Tipo nel 2016 un tartufo da 1,51 kg è stato abbattuto all'asta a 161 mila dollari. Megoglioni. Beh, un chilo, mica un chilo. Così. Vabbè. Un bel caffettino e poi andiamo a fare due passi. Tu vorresti andare a fare due passi nel letto. Qui. Tra l'altro tende nuove. Vi faremo vedere il video di quando facciamo le tende nuove. Quando faccio le tende nuove. Nel frattempo mezza bottiglia di vino è andata. Vabbè, dai, per una volta, minchia, non facciamo mai niente in sto periodo, sono sempre segregato. Sì, è vero, veramente, in questo periodo. Voi cosa fate in questo periodo? Che cazzo fate in questo periodo? Fate a svagare. Se non avete un camper, cosa fate? Oh, scusate. Cosa fate? Va bene, caffè, poi ci facciamo due passi qui sulle colline. Grazie a tutti per essere stati con noi in questo pranzo, per averci tenuto compagnia. Si parte. Se non l'avete ancora fatto e se non vi pesa, iscrivetevi al canale, mettete un like. Speriamo di avervi fatto venire voglia di mangiare un tartufo. Venite dalle nostre parti. Se avete bisogno di consigli, scriveteci qui e ve li diamo volentieri. Ciao, al prossimo video.